Allora, vuole che io dica chi sono? Esattamente. Io sono Carlo Bassani, capo delegazione del FAI, delegazione dell'Oltrepò Pavese, nata 4 anni fa, staccandosi dalla delegazione di Pavia, che praticamente copriva un po' tutto il territorio. Ma data l'estensione del territorio, l'Oltrepò Pavese aveva bisogno di una valorizzazione particolare e abbiamo pensato di creare noi volontari questa delegazione aggiunta, che vive da 4 anni e che in questi 4 anni, in occasione della giornata FAI di primavera, ha già aperto una serie di luoghi che meritavano di essere visitati. Dunque, questo per quanto riguarda l'Oltrepò. In generale il FAI cosa fa? Quando è nato? Il FAI Fondo Ambiente Italiano è nato nel 1975, quindi appena fatto i 40 anni di vita, siamo al 41esimo anno, per volontà di quattro amici. C'è la canzone, eravamo 4 amici al bar. Questi 4 amici si sono visti a casa uno dei 4, penso a casa della signora Crespi, che è stata un po' la prima presidente ed è quella che è stato veramente il motore sempre di questa fondazione. Crespi, presidente, segretario generale è stato un architetto, Bazzoni, mentre invece aveva altri 2 consulenti importanti, un sovrintendente delle belle arti che veniva dalla Toscana, Franco Russoli, che è stato quello che veramente ha segnalato le cose importanti da cominciare ad acquisire, e un leguleio che potesse dare un po' una struttura di statuto alla fondazione. Bene, questi 4 amici nel dicembre del 75 hanno visto la fondazione approvata dal Presidente della Repubblica, che ha creato con questa fondazione un qualcosa di intoccabile, nel senso che una proprietà del FAI non può essere minimamente disturbata da qualsiasi intervento edilizio, tipo la costruzione di una strada o la demolizione di parte delle proprietà, se non è il Consiglio d'amministrazione a darne il consenso, cosa che si guarda bene dal fare, in quanto tutti i beni che acquisisce li acquisisce proprio per renderli eterni. Finché ci sarà il FAI, tutto quello che viene in proprietà del FAI, e oggi siamo arrivati a più di 50 beni che sono stati acquisiti, restaurati e, quello che è importante, aperti al pubblico.